uno spazio che noi abbiamo voluto chiamare l'Italia vista dagli altri. Oggi lo facciamo insieme a Michaela Iordà, che è corrispondente di Antenna 1 e Antenna 3, sono emittenti televisive proprio della Romania. Buongiorno Michaela, buongiorno a Miruna Cairaneanu, spero di aver pronunciato bene, corrispondente per diversi quotidiani e riviste romene. Allora, con l'aiuto della regia inizierei proprio dal primo titolo. Il primo titolo è che Petri, centro-sinistra diviso, Ferrero non risolve le questioni sociali, il sindaco di Torino, noi lo faremo, la Caritas pene e cessive. A Firenze la notizia in poche parole è questa: un'ordinanza vieta l'attività del lavavetri Girova, di pena detenzione fino a 3 mesi, ammenda fino a 200, se sa dare un'immagine forte di sé. Intanto non si può parlare proprio dell'Italia, ma il fenomeno a quanto ho visto è abbastanza limitato a alcuni comuni. E, in tali casi, per esempio a Firenze, è riuscito un po' a tirare l'attenzione sul fenomeno, però non sarebbe questo un'immagine forte di un pugno di ferro della polizia. Probabilmente ci sono altre, una impressione migliore, diciamo, la lotta alla droga, soltanto per fare un esempio. È ipotizzabile, è un fenomeno abbastanza minore, che un provvedimento di questo possa estendersi anche su tutti i comuni. Fino adesso è stato adottato solo da Firenze, Milano e Torino dovrebbero seguire l'esempio. Pugno di ferro invece forse servirebbe per provvedimenti, su quello che è il secondo problema di cui parliamo oggi: coca e alcol, video shock a Trastevere, deputato detective filma tutto, questo è il sottotitolo, il comune vigilanza già rafforzata, il titolo viene ripreso dal quotidiano La Repubblica, infastidito da alcuni rumori notturni, decide di firmare alcuni giovani sotto casa. Il filmato non mostra niente di nuovo, sono ragazzi che girano canne per la strada, che sniffano cocaina agli specchietti. Quello che invece colpisce l'immaginario collettivo sono proprio la crudezza e la verità di queste immagini, di chi magari non vive le vita notturna nelle grandi città. Droghe e Italia, è un'ipocrisia politica e sociale, si può chiamare così? Ma io per esempio sarei più interessata a vederla proprio in Parlamento, perché è una bella provocazione. Forse sarebbe anche là un altro video ancora. Questi rituali non avvengono, sì, all'interno dell'aula del Parlamento. Sarebbe un video ancora più shock. Di sicuro i giovani in quartieri centrali fanno queste cose alla vista di tutti, sicuramente dà fastidio ai residenti e si deve agire con un pugno di ferro anche in questo caso. Ecco, il ministro Amato, Giuliani, sarebbe una soluzione, una misura applicabile, e cosa necessiterebbe? Questo di sicuro sta agli organi di sicurezza vederlo e stabilirlo, ma per qualsiasi cittadino penso che voglia che non si spacciasse la droga sotto casa, e non è un caso. Servirebbe questa tolleranza zero? Sicuramente sì, anche andare sotto di zero. Se Romania è un problema, sì, dopo l'89, dopo la rivoluzione è un fenomeno. In realtà parliamo di un fenomeno, non solo per il consumo, per lo spaccio. Nella placenta durante e nel interrompere anche la gestazione del feto rimasto. Alcuni osservatori, Michaela, hanno parlato di eugenetica, ovvero una disciplina che mira, come riporta il vocabolario, al perfezionamento della specie umana attraverso lo studio, la selezione e la promozione di caratteri fisici e mentali ritenuti positivi. Qui forse però la negatività di cui si parla è la sindrome di Down. La sindrome di Down in questo caso si può parlare di eugenetica, è questo quello che chiedevo. Sì, per la vita di tuo figlio, di tua figlia. Ecco Miruna, l'osservatore romano grida non avete il diritto, e parla di selezione, di cultura della perfezione che tende ad escludere ciò che non appare bello. Qual è la posizione della Chiesa ortodossa riguardo l'aborto?
è la stessa, ma cioè, noi viviamo comunque qui in Italia, che è un paese cattolico, dove c'è una forte influenza sull'opinione pubblica, e lo stesso in Romania, dove la popolazione, la maggior parte della popolazione si fida proprio della Chiesa come istituzione, e la posizione della Chiesa ortodossa romena è esattamente la stessa come quella del Vaticano. Non si può, cioè, la vita inizia con l'embrione, quindi la condanna del Vaticano è più che giusta e giustificata. Voi siete anche delle ottime portatrici del messaggio della vita, essendo, ecco, svegliamo queste, sì, cose, essendo entrambe in gravidanza. Ancora di più bisogna difendere la vita. Alla faccia il calcio. E poi mi parlava di bambini down, che poi tutti sanno che possono dare tanto, e sono, cioè, anzi, ci fanno vedere proprio il valore della vita, che abbia. Lui diventerà comunque adulto e porterà gioia sia alla sua famiglia che all'ambiente, potrebbe lavorare tranquillamente. Ecco, chiederei alla regia di saltare il titolo che segue, passando a raccomandati La Patria e il Sud. Uno su quattro trova lavoro grazie a papà, e un laureato su quattro trova lavoro grazie all'aiuto dei genitori. Questo è stato pubblicato nel giornale Resto d'Italia. Michela, ti sorprende? No, non mi sorprende né qui né della patria del nipotismo in Italia. Io direi che questo dice la Svimez, sì. Ecco, citiamolo. Si potrebbe dire che la Romania è la patria della corruzione, del nipotismo in Europa, nell'Unione Europea allargata. Noi purtroppo abbiamo che se non sbaglio è stato anche uno dei presupposti dell'Unione Europea. Esatto, per questo ve lo dico, perché è stata una delle condizioni maggiore che Romania combattesse la corruzione a tutti i livelli dell'Unione Europea. Comunque la corruzione e il nepotismo in Romania c'è a tutti i livelli. Giusto qualche giorno fa è uscito fuori che il ministro della salute Nicolaescu gestiva una serie di ditte che erano paralleli e approfittavano del sistema sanitario dove lavoravano proprio i suoi familiari. Ma questo si può estendere anche, diciamo, che dimostrava proprio che, per esempio, nei tribunali c'è un'intera rete quasi chiusa all'esterno, dove vari sorelle, cognati, cioè, era proprio un sistema di casta chiuso riservato ai familiari. Questo si potrebbe anche dire del sistema dell'insegnamento e così via. Ecco, c'è un ultimo titolo, siamo praticamente in chiusura, lo leggo io, volevo solo con una battuta: per brand del comunismo al brand di Louis Vuitton. Gorbaciov, sì. Ti ha sorpreso? Sì, sì e no.